Siamo insieme a Vincenzo Bassi della Trading University e qualcuno molti di voi, anzi, lo conoscono già. Buonasera a tutti. Buonasera Vincenzo. E stasera vedremo l'utilizzo del Force Line, un nuovo indicatore, come lo possiamo usare, sviluppato da Vincenzo e dai suoi colleghi. Qualora ci fossero domande, vi invito a proporle in chat, le terremo d'occhio. Potrebbe sfuggircene qualcuna, non preoccupatevi a fare la stessa domanda due volte nel caso non venisse data risposta. Noi ci fermeremo comunque durante il webinar per vedere quali domande ci sono e rispondere. Io ora lascio la parola a Vincenzo per continuare. Grazie Andrea, grazie a tutti voi. Questa giornata che per gli americani è importantissima, con Wall Street chiusa oggi, non abbiamo visto particolari movimenti sul mercato. Approfittiamo anche noi per ringraziare, insomma, il giorno del ringraziamento. E io ringrazio voi per la disponibilità e per la partecipazione che ogni volta dedicate a me e alla Trading University. Il Force Line è un indicatore che non è un nuovo indicatore, è una prosecuzione di tutti gli studi che chi ha seguito da ormai aprile, i corsi che abbiamo organizzato con Domino Forex, conosce la tecnica. La mia tecnica è quella ormai, tra virgolette, diventata famosa della piramidazione, piramidare un trend quando una tendenza è attiva. E per chi ha seguito un webinar che si può tranquillamente ritrovare sul canale YouTube di Domino Forex, dove presentiamo il DMI con il CCI, le famose divergenze frattali, potrà tranquillamente riconoscere la dialettica e la struttura poi di programmazione e di realizzazione di questo indicatore. Prima di farlo vedere sulla piattaforma, voglio un attimo spiegarlo. Su spiegare le basi, l'idea operativa sul quale l'indicatore è stato costruito, e ovviamente poi andiamo a fare un po' di simulazioni per farvi vedere come l'indicatore può essere utilizzato, sperando che la maggior parte di voi possa essere interessato e che magari possa farci orgoglio nell'acquisto. È un indicatore molto utile perché? Perché l'indicatore ha la finalità di misurare la tendenza. E quindi di andare a misurare la forza, appunto, force line, la forza del mercato, e permette all'operatore di posizionare ordini in direzione di forza e quindi andare a fare che cosa? A speculare quella tendenza. È un indicatore molto carino perché presenta una console che permette proprio di posizionare ordini pendenti. Quindi non parliamo di ordini esecutivi al mercato, ma parliamo di ordini pendenti al mercato, perché una forza è, che cos'è? È il risultato tra una massa per un'accelerazione. Quindi se non c'è accelerazione, non si può eseguire un ordine al mercato. Se c'è un'accelerazione, il mercato andrà in quella direzione e automaticamente partiranno ordini che la macchina andrà a impostare secondo quello che voi andate a inserire nelle proprietà esperte gli ordini direttamente al mercato, speculando proprio quel tipo di tendenza. Ora, il cross, confermatemi soltanto se avete se riuscite a vedere il grafico dell'euro-dollaro messo sul monitor. Io non riesco a vedere la chat. Andrea, mi confermi se vedi il grafico del monitor sul secondo, del grafico sul secondo monitor? Perfetto. Perché non riesco a vedere chat. Se qualcuno ha scritto qualcosa, io vedo soltanto il grigio Ma dalla schermo. non sembra che abbia Ah, scritto perfetto. nessuno, non vedo messaggi neanch'io, però vedo il tuo schermo correttamente. Perfetto, vorrei soltanto fare un check di audio video a questo punto, se ci sono tutti collegati, però penso di sì, quindi solo per uno scrupolo operativo. 2 secondi, magari attendiamo che qualcuno ci dica che è collegato, che riesce a vedere, riesce a sentirci.
magari evitare di fare un webinar di te, Andrea, anche se comunque è un piacere presentarti a Forzline. Io non vedo cieca. Andrea, tu mi confermi che sono Sì. collegati i nostri? Perfetto, basta Io che mi sì, confermi. ti confermo che sono collegati, anzi, Perfetto, e allora. c'è qualcuno che ha iniziato a scrivere che si vede. Ok, perché io non, ripeto, non riesco a vedere, cioè riesco a vedere la chat, ma non vedo le. Ah, ok, qualcuno mi ha mandato le manine, perfetto, perfetto. Allora possiamo andare avanti. Ok, allora, l'obiettivo del Force Line è misurare la forza. Allora, che cosa facciamo? Prima di tutto, il Force Line, anche se fa parte della famiglia degli indicatori, ma è un expert advisor perché permette, come ho detto prima, di posizionare ordini pendenti sul mercato proprio con l'obiettivo di speculare la tendenza. In questo momento io mi trovo sull'euro-dollaro. In questo momento io mi trovo sull'euro-dollaro. Il sistema mi chiede quanta quantità voglio ovviamente inserire sul mercato, io gli dico 0,1, poi mi dai i magic number che sono i fondamentali se voglio operare su più mercati come vedremo prima, poi mi dà force line 1, force line 2, force line 3, force line 4, spiegherò adesso che cosa sono dopo aver inserito l'indicatore di piattaforma, poi mi dice la distanza degli ordini, cioè la domanda che lui mi fa è: Entry and exit chimes are off. a quanto vuoi quanta distanza vuoi tra gli ordini in piramidazione? E io gli dico: guarda, voglio 10 pips. Quindi tu vado a inserire il valore di 10 pips. Poi mi dice: vuoi lo take profit o vuoi lo stop loss? Io dico: sì, voglio un take profit a volatilità 20 giorni. Adesso vi farò vedere che cosa significa. Lo stop loss no, non lo voglio perché me lo voglio controllare da solo. Quindi non. Però se qualcuno volesse inserire lo stop loss, può inserirlo sempre in base alla volatilità. Quanti ordini vuoi? 10. A questo punto io ho dato alla macchina tutti gli input che a me interessano in maniera tale che la macchina mi restituisca poi l'indicatore sul grafico. Carica, sta cercando di caricare i dati dalla piattaforma. Spero lo faccia subito. Intanto facciamo la stessa operazione anche su un altro mercato in maniera tale da averne due già operativi, quindi Force Line Console. Vado prima cosa a cambiare i Magic Number. Perché vado a cambiare i Magic Number? Vado a cambiare i Magic Number, altrimenti posso rischiare di fargli fare confusione e mandarlo in tilt. Ecco i due Force Line. Non a caso ho preso due mercati, ovviamente in inversamente proporzionali, proprio per farvi vedere che cosa. Allora, sull'euro-dollaro, se voi ci fate caso, il force line ha evidenziato un rettangolo rosso. Questo rettangolo rosso significa che da questo prezzo, quindi dal prezzo 1,11,20 fondamentalmente, 1,11,17, la tendenza è negativa. Che significa la tendenza negativa? Long time trend, short time trend, primary force line, secondary force line sono tutte negative. Quindi mi sta dicendo che è completamente short, cioè la misurazione di forza da questo punto fino adesso è completamente negativa. Poi mi dà un'informazione fondamentale, mi dice la volatilità media. La volatilità media a 5 giorni, a 20 giorni, a 60 giorni, a 100 giorni e a 200 giorni. Questa è un'informazione molto importante perché mi permette di capire di quando si sta muovendo il mercato, e io vedo che il mercato si sta muovendo a 5 giorni con una volatilità di circa 70 pips, a 20 giorni con una volatilità di circa di 95 pips, a 60 giorni di circa 80 e così via. Quindi ha una media volatilità, facendo un calcolo abbastanza spartano, di circa 75-74 pips. Ok? Ora lui. Questo tipo di indicatore, questo tipo di strumento, perché è un vero e proprio strumento operativo di trading, mi permette anche di andare a fare posizionamento degli ordini. Quindi, una volta che io analizzo il mercato sul quale ho interesse a fare trading, io per dire sono
un operatore che ti riconosce sa benissimo che opero molto sull'oro come mercato. Vado a vedere fondamentalmente la tendenza, subito riconosco la tendenza perché la vedo rossa, quindi vado subito a riconoscere che c'è tendenza ribassista sullo strumento che voglio andare a tradare. E poi che cosa faccio? Dico, guarda, io oggi faccio un altro tipo di lavoro, non sono un trader a tempo pieno, imposto gli ordini pendenti e imposto gli ordini pendenti come l'avevamo impostati qui. Quindi gli vado a dire, imposto ordini pendenti a 10 pips di distanza. Siccome non posso stare davanti ai monitor, siccome non posso stare davanti ai monitor, dico, guarda, fammi una cortesia, imposti 10 ordini, quindi mettimi una volatilità a 60 giorni. Quindi lo vado a mettere sullo strumento. Lo strumento in questo tipo di, con le informazioni nuove che gli ho dato, ricalcola ovviamente tutta la fase. A questo punto io non devo fare altro di fare che cosa? Di andare a mettere sulla piattaforma Get Sell Pending Order in Position. Come vedete, non ho eseguito ordini a mercato, assolutamente. Io ho semplicemente fatto che cosa? Detto alla macchina, impostami ordini pendenti della quantità di 0,10 della quantità che io ho stabilito al di sotto di queste linee. Cosa sono queste linee? Force line 1, force line 2, force line 3 e force line 4. Sono semplicemente le aperture e le chiusure delle principali borse. Quindi, considerato che l'euro dollaro è un mercato spot, quindi la prima apertura è a mezzanotte, la seconda apertura è alle 8 della mattina. Quindi aggiorna ovviamente le linee e in base all'aggiornamento delle linee dell'apertura delle borse, quando vado a impostare gli ordini, riposta ovviamente sell stop e buy stop in base a dove si trova la linea in quel momento. Poi c'è l'apertura di Wall Street alle 14, la chiusura del mercato europeo alle 17 o alle 16, dipende da che tipo di broker avete dal punto di vista orario sulle candele, e poi ovviamente la chiusura delle 23 prima del rollaggio di mezzanotte. Che cosa può accadere? Oggi è una giornata abbastanza statica, quindi una giornata dove il mercato si è mosso all'interno di diciamo, tutte le aperture delle borse si sono verificate all'interno di due punti. Ma per assurdo, se ci fosse stato sul mercato un movimento molto grande, quindi un movimento del genere, quindi un movimento di questo tipo di portata che proiettava il prezzo da 1,0560 a 1,0340, faccio un esempio, tutti gli ordini entravano nel momento in cui ovviamente il prezzo toccava quella fascia, avendo impostato lo take profit, il sistema usciva a take profit sulla volatilità media, quindi in base ai pips della volatilità media che io ho scelto. Però poi c'è una cosa fondamentale: se questo tipo di movimentazione la va a eseguire all'interno della fascia tra le 8 della mattina e le 2, quindi tra la sessione europea e l'apertura di Wall Street, per capirci, e aggiorna alle 2, quindi qui si verifica una candela, qui si verifica una candela alle 2 del pomeriggio, d'accordo? La linea che voi vedete blu, fondamentalmente, che è l'apertura. Lui sta lavorando in questo momento alla chiusura del mercato europeo, quindi alle 5. Se per assurdo ci fosse stata la chiusura su questo prezzo della candela, la linea blu non si trovava al di sopra come si trova in questo momento, ma la trovavamo qua in fondo. Ora, che succedeva? Succedeva questo, che se io voglio continuare a speculare su questa tendenza, avendo già incassato fondamentalmente dei profit, ammesso che la tendenza rimanga stabile, gli altri ordini non me li dà più, ovviamente, qui, perché sarebbero selline, ma considerato che dà semplicemente ordini pendenti direzionali, se avessi fatto Get Sell Pending Order in Position, gli ordini sarebbero stati posizionati dalla macchina al di sotto della linea. Caso contrario, se il mercato, una volta fatta questa analisi, cioè avendo visto che la forza del mercato è ribassista, avendo posizionato i miei ordini pendenti, vado in ufficio a lavorare, o vado in fabbrica a lavorare, o vado da qualche altra parte a lavorare perché non sono un trader a tempo pieno, ma faccio un altro lavoro, il mercato non continua a scendere ma rintraccia, questi ordini non partiranno mai a mercato.
perché questi ordini rimangono esclusivamente in posizione, rimangono in attesa che il mercato vada a raggiungere quel prezzo per poter essere eseguiti. Non verranno mai eseguiti perché il mercato va a fare un'operazione di correzione. Alle 14 il mercato apre su questo tipo di livello e sono ancora in forza short, posiziono solo ordini pendenti direzionali, quindi solo ordini short. Automaticamente il mercato va a posizionarmi, scusate, l'expert va a posizionarmi tutti gli ordini sell stop al di sotto della linea di apertura della nuova false line, quindi della linea delle 14, va a vedere che le tendenze sono ancora negative, quindi posiziona tutti gli ordini sell stop. Il prezzo continua la sua direzione ribassista, io andrò a mettere i miei take profit, automaticamente sarò fermo su questi ordini dalle 8 alle 14, ma poi che succederà alle 14? Che il mercato, scusatemi, l'expert cancellerà questi ordini in portafoglio, quindi non avrà più questi ordini sell stop in portafoglio perché ha aggiornato l'apertura della nuova borsa. Il mercato scende al di sotto dell'apertura della nuova borsa, entrano i nuovi ordini sell stop in direzione. Se metto i take profit, usciranno in take profit. Se lascio gli ordini in accumulazione, il mercato continuerà a portarseli in portafoglio fino a quando io deciderò di chiudere gli ordini o di continuare ad accumulare. Andrea, mi fermo un attimo, per favore, io non leggo le domande, se c'è qualche domanda sarei felice di rispondere. Allora, c'è Andrea, che chiede come vengono gestiti gli stop loss. Nella stessa identica misura nella quale gestisci i take profit, li imposti tu. Cioè, se io voglio fare un'operazione, che ne so, rischio rendimento 1 a 2, allora vado a vedere già che non posso, non ho una volatilità che mi permette, non ho una volatilità doppia dal punto di vista, diciamo, temporale, perché ho tutte volatilità che si aggirano intorno ai 70 pips. Quindi se voglio impostare uno stop loss, potrei impostare un take profit di volatilità, la media volatilità dei 20 giorni, quindi a circa 100 pips, e uno stop loss a circa 70 pips. Quindi, fermo restando che tu singolarmente puoi mettere gli stop loss dove vuoi, perché questi sono ordini al mercato, quindi io posso andarci sopra e mettere uno stop loss, che ne so, a 1,12. Quindi automaticamente fuori dalla gestione del pannello tu puoi fare tutto quello che ritieni necessario e utile. Noi quello che abbiamo visto è una cosa fondamentale, che utilizzare gli stop loss da un punto di vista statico. Quindi ho un'idea di trading, la metto sul mercato, se va a profitto bene, se va stop purtroppo, tra virgolette, è un'operatività che per molti fondamentalmente potrebbe essere utile. Per quanto riguarda noi che l'abbiamo sperimentato, conoscendo tutta una serie di expert, utilizzare lo stop loss è una sequenza abbastanza particolare. Perché particolare? Perché lo stop loss rompe una sequenza di mercato. Ti spiego perché. Andrea, penso che sia il ragazzo che ci ha fatto la domanda. Esatto. Se io ho una tendenza negativa, una tendenza primaria negativa, perché significa che il mercato tendenzialmente mi sta dicendo che è in distribuzione in questo momento, così invece come il dollaro yen. Così invece come il dollaro yen mi sta dicendo che è in accumulazione da questa zona. Quindi il dollaro yen, il false line mi dice che è da 103,35 in accumulazione e ancora non smette di andare in accumulazione. Io che cosa posso fare se voglio gestirmi il portafoglio? Fare delle operazioni più dettagliate di money management, che significa che se io metto 0,1 a 10 pips e metto 10 ordini, significa che mi può entrare in un lotto. Ora, un lotto, quando faccio queste pianificazioni, devo stare attento, perché un lotto, se lo metto a singola quota, può rappresentare a 100 pips 1000 euro di perdita o di guadagno. Se lo vado a distribuire, rappresenta ovviamente una diversa entità economica. Ma la domanda è, posso permettermi di mettere 0,1 a 10 ordini? Perché è quello che è fondamentale sull'aspetto di gestione dei trading. Perché se la volatilità rimane short, sin quando questa tendenza primaria non cambia, il mercato tenderà a scendere. Ovviamente ci saranno delle fasi di eccesso.
di comprato e l'eccesso di venduto, sul long trend e abbiamo una scala che va da più 200 a meno 200, quindi quando vedo che sono a meno 200 è una scala talmente tanto alta di eccesso di venduto che forse non aspetto il take profit, ma vado a monetizzare gli ordini sell, quindi vado a fare close sell order e lui mi chiude gli ordini sell con profitto tutti insieme. Se arrivo a più 200 o a più 300 sulla zona, vedete qui a più 113, ho una forza primaria di 80, quindi significa che sono su livelli di eccesso di comprato molto importanti. Quindi farei cosa sensata se andassi a chiudere gli ordini e non portare l'eccesso di accumulazione per più un determinato periodo, perché il ragionamento è sempre il money management, di quanto accumuli. Cioè, se io metto ogni 10 pips, se mi fa 300 pips, io entro con 30 ordini. Quindi significa che sto entrando al mercato con tre lotti, non tutti insieme, ma distribuiti. E la cosa più importante è che aggiornando le aperture di chiusura delle borse, non mi entra a casaccio, ma mi entra soltanto quando c'è un'accelerazione. Per farvi un esempio concreto, e poi Andrea, se mi fermo un attimo, perché sicuramente c'è una domanda. Qui c'è, vedete, un movimento a V in un trend rialzista. Su questa zona non c'è accelerazione, su questa zona non c'è accelerazione, ma c'è decelerazione in trend. Quindi non entrano più ordini pendenti, non entrano più ordini pendenti. Ma dove rientrano ordini pendenti? Solo quando questo massimo viene rotto e continuano a essere rotti massimi. Su questa zona non entrano ordini pendenti. Questa è una zona laterale, ce li ho già gli ordini. Quindi il bello di questo strumento è che specula la tendenza quando la tendenza è attiva, che significa quando c'è accelerazione in tendenza. È ovvio che io posso anche fare un contrarian se voglio metterlo. Io mi trovo a 78 vendo. Puoi fare tutto quello che vuoi. Questo strumento però è stato pensato per speculare le tendenze. Andrea, c'è qualche domanda a cui ovviamente. Allora, sempre Andrea chiede, vediamo perché sono due domande in realtà, quindi devo vedere dove inizia una e dove finisce l'altra. Dice, ok, la seconda comprende la prima, per cui leggo la seconda. Comunque, se metto 10 ordini, i primi tre entrano. Il mercato non prende i take profit e poi ritraccia. Se lo stop loss è fisso dall'inizio, rischio di andare in perdita su un'operazione che invece era potenzialmente in gain. È quello che ti stavo proprio dicendo, Andrea. Mettere uno stop loss su una tendenza non è una cosa sensata dal mio punto di vista. Piuttosto andrei a lavorare sul money management, che significa, torniamo all'esempio dove abbiamo posizionato gli ordini, no? Io qui ho posizionato 10 ordini da 0,1 su un capitale di 10.000 euro. Se io voglio stare più tranquillo e voglio speculare nella tendenza in maniera tale che posso lasciare al mercato di fare le sue fluttuazioni senza che mi vada a prendere gli stop loss, ma sul pannello non andrò a mettere 0,1 a una distanza di 10 pips, ma magari andrò a mettere 0,05 a una distanza di 20 pips, in maniera tale che io lascio al mercato la possibilità di fare le sue fluttuazioni senza rischiare drawdown così particolari. Allora, c'è un'altra domanda di Yuri che ci chiede, nel caso di falsi segnali, tra parentesi, frequente nel DAX, saranno tutti stop? No, no, vi voglio far vedere una cosa proprio sul DAX. Vi voglio far vedere una cosa proprio sul DAX, perché il DAX ci ha dato, a parte che il DAX ovviamente essendo soggetto ad aperture di gap, è abbastanza particolare come strumento da tradare, però voglio farvelo vedere in maniera tale che voi avete chiara la configurazione di quello che questo strumento
va a fare. Qui adesso io sul DAX non lo uso tantissimo, dico la verità, il Force Line, ma sul DAX utilizzo un altro sistema. Force Line lo utilizzo moltissimo sulle valute e sui metalli, perché, ripeto, il DAX è soggetto alle aperture in gap, quindi a volte le aperture in gap ti fanno saltare le misurazioni di tendenza, che comunque le misurazioni di tendenza, ragazzi, sono soggette a che cosa? Sono soggette alla struttura del mercato. Quindi è molto, molto, molto importante capire questa differenziazione. Guardate, l'ho messo addirittura un grafico in M1, così che voi riuscite a vedere queste cose. Guardate che succede sul DAX. Il DAX mi dice che da 10.685 è rialzista. In questa sezione, d'accordo? Me lo dà ogni giorno, quindi fondamentalmente parlando, adesso mi sta dicendo che in questa sezione è rialzista. Io qui impostavo soltanto ordini buy stop, quindi a una distanza, magari, che ne so, 10.680, 10.690, 10.700, magari a 10 punti di differenza da una parte. Quando accade questo, d'accordo? Il mercato, se avessi avuto due o tre ordini al mercato, non dovevo andare nel panico se ho il money management corretto. E la domanda che è stata fatta non è sbagliata, perché se io metto una volatilità di 142, vedete, io sono all'interno delle volatilità, quindi è capace che prendevo stop loss per poi mangiarmi le mani perché la tendenza è ancora positiva. Quindi non è tanto mettere lo stop loss ognuno può metterlo, per l'amor di Dio, io sono contrario agli stop loss di default, perché lo stop loss ti invoglia a utilizzare la leva finanziaria. Metto un lotto, perdo 300 euro, fisso lo stop a 30 pips e a 90 pips di profitto, però ti taglia la seguente di trend. Se io ho le misurazioni positive, perché devo mettere uno stop loss a un ordine buy? Piuttosto, che cosa vado a fare? Vado a distribuire all'interno della mia tendenza, fin quando questa tendenza rimane rialzista, vado a distribuire gli ordini in maniera tale che il drawdown che mi possano verificare non è un drawdown che non mi faccia dormire di notte. Quindi se il DAX vale 25 dollari ogni singolo punto, quindi ogni singolo tick, quindi 0,1 sul domo vale 250 euro ogni 100 punti, io andrò a mettere 0,1 a 250 euro ogni 100 punti se me lo posso permettere, altrimenti non lavorerò sul DAX, andrò a lavorare sul CAC 40, che ha 6 volte meno la marginazione del DAX. O andrò a lavorare su un altro, sull'SP500, su strumenti che magari mi chiedono meno impegno economico se ho un conto da 3.000 euro, da 2.000 euro. Questo è molto importante, ragazzi, perché bruciare i conti da 2.000 euro è facile se tu dici voglio lavorare su DAX perché va di moda, però ti costa 25 punti a tick a 0,01, scusate, a 0,1, quindi è molto delicato andare a fare quel tipo di operatività. Allora, ci sono delle altre domande. C'è Francesca che chiede che è long su USDJPY e chiede se deve chiudere la posizione. Domanda da un milione di dollari, cioè, Infatti. allora, vedi, queste domande sono sempre noiose da rispondere, Andrea. Ti spiego perché. Per due semplici ragioni. Perché la stessa probabilità di guadagnare su Forex è 50 e 50. Perché se io adesso, Francesca si chiama la ragazza che ci ha fatto la domanda, Sì, giusto? Se adesso esatto, dicessi a certo. Francesca, mi ricordo che o a Olga o Nadia, non so chi era a un webinar precedente, analizzando che è un algoritmo che fa parte del Force Line, analizzando proprio l'euro-dollaro, alla quota di 1,12 io avevo le misurazioni che stavano a 20, quindi erano prossime allo zero, e lei mi disse, secondo te che faccio? Lei era al rialzo sull'euro-dollaro, guarda che io con queste strutture non starei mai al rialzo sull'euro-dollaro. E lei disse, però gli ho detto che faccio, chiudo? Io gli ho risposto, adesso io non chiuderei perché sono in eccesso di venduto, quindi magari aspetterei un piccolo rimbalzo o piuttosto magari inizierei a parzializzare la posizione. Spero abbia chiuso, perché poi ovviamente ha proseguito la tendenza e è arrivato a 1,05.
Adesso Francesca mi dice che fare sul dollaro yen. Il dollaro sicuramente è su un eccesso di comprato. Quindi vi faccio vedere questa cosa, così la analizziamo un attimo e rispondo anche a un'altra domanda che mi è stata fatta diverso tempo fa, e io sono fissato con il dollaro, però fondamentalmente questo. Allora, questo è un indicatore che fa parte dell'algoritmo del false line, che misura fondamentalmente le accelerazioni e ti misura i trend, d'accordo? Quindi quando voi sul false line vedete questi numeretti, queste sigle con i numeri, sono frutto di una serie di indicatori che poi messi insieme restituiscono quelle informazioni. Ora, se io vado a vedere il dollaro come valuta, quindi Francesca, poi trai tu le conclusioni, io non posso dirti se chiudere o meno la posizione. Io posso dirti quello che sto facendo io mi sono esposto short, ho incassato i long e mi sono esposto short, perché è una mia decisione non prenderla come operatività di fondo. Perché ho fatto questo tipo di valore? Per un semplice motivo: i prezzi salgono e invece l'indicatore di forza scende. Che significa questo? Che sicuramente la tendenza è ancora rialzista, vedete che c'è una forza di 4,31. Statisticamente, dallo zero il dollaro fa 12 punti al rialzo e circa 16 punti al ribasso. Adesso, che cosa sta succedendo? Che il dollaro sta perdendo forza, ma sicuramente sta ancora impostato al rialzo. Ora, se continua a perdere forza, molto probabilmente le valute che hanno il dollaro al numeratore tenderanno a deprezzarsi. Per quale motivo? Perché sono tutte quante sull'eccesso di comprato. Quindi, molto probabilmente, facendo un'analisi molto spartana, fondamentalmente, potremmo assistere a un rintracciamento del dollaro yen sui livelli di prezzo intorno ai 110 e 50, 110 e 60, parliamo di circa 300 pips, fondamentalmente, per poi andare a fare un rintracciamento su questo 23,6, studiando questa accelerazione di trend. E se il dollaro ti rimane impostato comunque a rialzo, possiamo riassistere a che cosa? A un rintracciamento per continuazione. Ora, essere esposti completamente, se vuoi un consiglio da un operatore che purtroppo se ne ha viste troppe volte profitti trasformarsi in perdite, se hai un lotto a mercato, spero per te da queste quote, magari incasserei parzialmente, un 70-80% lo porterei a casa. E lascerei ancora una minima parte correre, fondamentalmente, sin tanto che questa tendenza rimane a questa maniera. Rimanere esposta completamente, non lo so, poi va studiata la posizione, però con il dollaro in questa maniera, avendo l'oro, ve lo faccio vedere, avendo l'oro sui minimi, che sta continuando però ad accelerare, quindi questa è una informazione che mi induce a pensare che c'è ancora la possibilità di assistere a nuovi deprezzamenti sull'oro e probabilmente a nuove accelerazioni sul dollaro. Però la cosa più importante nel trading è il buon senso. Questa è la cosa più importante, almeno per quanto mi riguarda. Quindi se utilizzi il buon senso e la responsabilità, penso che non ti troverai mai male, Francesca. Quindi, se tu hai un lotto a mercato e stai guadagnando 3, 4, 5 mila euro, spero per te da 113, da 100 sei al rialzo, incassa una parte e una parte lascia la correre. E poi magari aspetta di continuare a comprare se la tendenza ti rimane positiva ai rintracciamenti. Ecco, il false line qui è straordinario come strumento. Vedete, proprio qui è bello, proprio per questo motivo, perché non ti manda nel dubbio la chiudo o non la chiudo. Perché? Perché parzializza gli ordini. Cioè io non vado un lotto sul mercato, io vado 0,01, dico la verità, vado 0,01 lavorando sulle accelerazioni. A fine settimana vedo se c'è un portafoglio, faccio come un contadino, lo utilizzerò, cioè nei test ho fatto questa maniera, poi anch'io faccio le mie stronzate. Però nei test ci siamo resi conto che bisogna lavorare a ragionare come ragiona un contadino, proprio davvero. Semino e poi raccolgo.
Quindi vado 0,01 sfruttandomi le tendenze, in maniera tale che accumulo solo quando c'è forza in direzione, in accelerazione, e se dovesse venirmi poco poco contro, ho comunque qua sotto le operazioni che mi proteggono il rintracciamento. Allora, vediamo se ci sono altre domande. C'è Severino che chiede se esistono degli indicatori simili al force line. Non lo so, penso di no, perché il force line è un lavoro che mette insieme 11 indicatori custom da noi creati e poi gli indicatori diciamo più usati nell'analisi tecnica come l'RSI, il CCI, la DX o il BMI di Wilder. Quindi non penso che sul mercato free trovi qualcosa come force line, può darsi, tutto, come si dice Andrea, tutto è possibile per chi ricerca, Certo. però andare a trovare uno strumento come questo che ti dà queste opportunità e ti struttura la cosa in questa maniera non è così semplice. Perché la cosa bella del force line, lo ripeto, è che misura la forza, ma la cosa più eccezionale di questo strumento, io ripeto, il force line non è un indicatore nuovo. Cioè, faccio la versione nuova di un indicatore. No, questo è un continuo lavoro di ricerca e di sviluppo sulle teorie che noi seguiamo da tantissimi anni. D'accordo? Quindi c'è dentro il Trading Room, c'è dentro il Luxis, c'è dentro l'LXO Plus, c'è dentro l'APP, che è un indicatore che vi ho fatto vedere prima, che misura le accelerazioni e le divergenze. C'è dentro una marea di roba su questo tipo di strumento. E poi è bello perché ti permette di non soffrire proprio quello che mi chiedeva Andrea, se non sbaglio, che è lo stress da stop loss. Che è lo stress da stop loss. Perché, vi faccio un esempio, tante volte quando faccio i corsi di formazione in cucina, Andrea, molte persone mi chiedono, Vincenzo, ma se avessi fatto mi rendo conto che quando vado a vedere gli indicatori a livello visivo sono tutti forti. Quando mi metto nelle condizioni di lavorare poi io dal vivo sul mercato, vado sempre nel pallone. Perché? Ho detto è normale, ti spiego anche perché. Allora, Andrea, studiamo un attimo questo momento. Allora, molte persone, mettiamo che io stavo a rialzo da qua, ok? Per qualsiasi tipo di ragione ho attivato il pannello, d'accordo? Me ne sono dimenticato, me ne sono, ho avuto problemi, tutta una serie di cose. Il mercato è crollato, d'accordo? Io non l'ho visto il mercato, non l'ho più seguito, ho avuto altre cose a cui pensare, no? Però questo si aggiornava automaticamente. Cioè ogni apertura di borsa, se c'era la tendenza positiva, ricomprava. Ora che succede? Io ho tutta una serie di ordini buy qua, qua non ho nessun buy. Perché vedete che il mercato scende, quindi non posso avere buy. Io il buy ce l'ho soltanto quando il mercato sale, proprio perché sono ordini pendenti, sono buy stop, non sono buy limit che sfidano il mercato. Questo lo semplicemente seguono. Se io adesso ho buy qua sopra e buy da questa zona qui, molto probabilmente il mio portafoglio non starà a meno, o se sta a meno è in leggero drawdown. Io però non ho sofferto tutta questa fase. Allora, sicuramente non è una fase dove il force line adesso non si vede perché il force line è un aggiornamento che sicuramente faremo, vi far vedere anche quello che c'è stato nel passato. I ragazzi della programmazione lo stanno realizzando. Quindi sarà se chi acquista il force line poi avrà anche la versione che potrà vedere nel corso del tempo come si è mosso il mercato, avendo le colorazioni. Però molto probabilmente questa fase short che c'è stata, io potevo lasciarmi questa fase long in portafoglio. D'accordo, specularmi tutta la fase short e poi riandare long, perché il mercato fa sempre due cose, sale e scende. Il trucco, da quello che ho potuto capire io nei miei anni di esperienza, da tutte le botte che mi sono preso nel trading, ne ho prese parecchie anche ultimamente, è sempre l'utilizzo della leva finanziaria. L'errore fatale di utilizzare un leverage sbagliato ti costringe poi a fare il come? Utilizzare stop loss, andare in mediazione, fare martingala e
e bruciarti fondamentalmente il conto. Ma se io qui ho 10 ordini da 0,01, ragazzi, si è fatto fondamentalmente 500 pips. Io non l'ho chiuso perché sono stato disgraziato, non ho avuto altri problemi, non ho più seguito il mercato. Faccio, sono come Warren Buffett, io compro e basta. Io compro e basta. Non mi metto lì a vedere quello che accade. Compro e basta. Stabilisco, che ne so, di rischiare $1 a punto ogni 40 punti. Quindi stabilisco il mio rischio all'inizio e inizio il trading a gennaio, lo vedo a dicembre, poi non lo seguo più, fondamentalmente. Imposto semplicemente alla macchina. Nelle fasi short, dove si inverte, io me la posso speculare questa tendenza. Quindi capite bene che sapere dove, cioè più che altro sapere, avere la percezione di dove il mercato cambia, ti permette di specularti la nuova tendenza e in qualche modo di fare hedging. O comunque sia di riportarti a positivo delle posizioni che hanno in drawdown. Ma i drawdown non possono essere evitati sul mercato. E io sfido chiunque a dire io ho l'indicatore magico che mi dice dove entrare. Sapete perché? Perché purtroppo il mercato non è matematica certa, perché è fatta negli ultimi anni è fatta dalle macchine. Quindi un errore stupido che può farti una macchina ti costringe a fare delle cose che magari dei blocchi di volatilità inaspettati. Quindi non potrà mai esistere un trader che dice io ho il mercato, so che qui entrerai al 100% farà questo movimento. Perché purtroppo ci si può avvicinare moltissimo, ci si può avvicinare moltissimo magari con alcuni metodi geometrici di rapporto prezzo-tempo. Ma come dice il mio caro amico Davide, che è un esperto dell'analisi geometrica, una forza è tale se non intervengono altre forze a modificare quello stato. Perché io posso studiare un vettore, cioè questo è un vettore, ragazzi. Questo è un vettore, no? Questo è un vettore. Parte è una diagonale di qualche forma geometrica facente parte del passato. Ora, questo vettore probabilmente qui non ha finito la sua forza, perché magari la sua forza finirà qua, rispetto agli angoli, rispetto a tutte le formule geometriche che il mio amico Davide conosce benissimo. Ma se interviene qualche cosa su questo punto, il prezzo non arriverà mai qui, ma probabilmente scende. Quindi avere un sistema che misura le forze e le tendenze e ti permette di speculare sull'accelerazione distribuendo con buon senso il money management, ti permette di specularti sempre le tendenze primarie, qui parliamo di quasi 1000 pips fondamentalmente, e di farti hedging di portafoglio. C'è qualche domanda, Andrea? Allora, Yuri chiede: non ho capito come chiude le operazioni il force line. Usa un trailing stop? No, le operazioni o Yuri, o le chiudi con il take profit basato sulla volatilità, o se io sto a mercato, o se io sono a mercato, fondamentalmente, le operazioni le chiudo io. Quindi delle close buy order, close sell order. Quindi se io sono a mercato, le operazioni me le chiudo io. Se io non faccio questo mestiere di professione, ma faccio trading per passione, imposto, che ne so, un take profit a una media volatilità di 100 giorni. Dico io, imposto gli ordini a una media volatilità di 100 giorni, mi chiudo le sequenze di trading. Quindi non è stato progettato per chiudere automaticamente gli ordini, proprio per lasciare la libertà al trader di fare quello che ti ho detto prima. Proprio lasciare la libertà al trader di fare questo gioco, dire io qui ero a rialzo, d'accordo? Non mi voglio chiudere gli ordini, non mi voglio chiudere gli ordini, no? Non mi voglio chiudere gli ordini su questa fase, ma voglio lasciarmeli aperti. Allora aspetto che il portafoglio dei buy sia positivo per fare poi close buy order. È un indicatore, un expert che ti permette allo stesso tempo di gestire il trading. D'accordo? Questo è fondamentale, è molto importante. Perché? Perché se qui ci fosse stato un segnale di ingresso buy, no? E qui ti modificava e veniva sell, tu chiudevi questa posizione buy, la chiudevi stop loss per poi ripartire e per poi riandare sell. È quello, se voi provate l'expert advisor sulle medie mobili, perde per questo motivo. Perché perde? Perché purtroppo quando le medie mobili si incrociano, l'ingresso non te lo dà. O la chiusura non te la dà quando la media si incrocia, ma te la dà quando il prezzo apre sull'incrocio della media. Quindi se io qui sono positivo,
ma qui sono ancora praticamente positivo e qui sono negativo, questa posizione mi si chiude a meno, per poi riessere positivo e per poi riessere negativo. Quindi io ho fatto una cosa molto semplice, passando sulla mia pelle, dico guarda, lascio al trader la possibilità di gestirsi i mercati, anche perché ci torna. Quindi se tu hai speculato questa tendenza e ti stai speculando quest'altra, questi ordini non possono pesarti, è matematica. Questi ordini non possono pesarti in drawdown perché hai speculato questa tendenza short, ti stai speculando questa tendenza long. Questi ordini possono tranquillamente aspettare. È un po' come ragiona il commerciante. Cioè il commerciante che fa, non so, un negozio di scarpe e c'ha il negozio a Via Condotti a Roma, non può prendere 10 paia di scarpe e tenere solo quelle in vetrina. Avrà il magazzino con una esposizione, no? Che io chiamo drawdown. Cioè, il mio magazzino è le posizioni che ho in drawdown sul mercato e poi andrò a gestire come? Con buon senso. Quindi non vado a assumermi tanti rischi, così come il bravo commerciante non può, se le sue attività statistiche sono, che ne so, di 1.000 euro al giorno, non può andarsi a prendere un magazzino di 100.000 euro di deposito, perché il suo indebitamento è troppo grande rispetto al flusso di cassa che ha. La stessa cosa è sul trading. Se ho un conto da 10.000 euro, non posso accumulare 0,1 ogni 10 pips. Perché? Perché se poi mi becco una sberla del genere, è probabile che non ho margini per aspettare la risalita. E quindi, quando prendo il false line, la prima cosa che devo fare è andare a ottimizzare questo strumento. Questo te lo dà la possibilità semplicemente mettendo ottimizzazione sul tester della MetaTrader. Quindi andare a ottimizzare in base al capitale, in base al mercato che voglio tradare, quali sono i migliori parametri, in base ovviamente dagli storici. Allora, c'è una domanda di Massimo che chiede come facciamo a trovare l'indicatore, dove si trova il force line. È semplicissimo. Allora, il force line voi lo trovate andando su www.tradinguniversity.it. C'è fondamentalmente questo indirizzo che trovate sulla console. Lo sto facendo dall'altro mondo, così lo faccio vedere. Quando arrivate sul sito, andate a casella expert, trovate Force Line e potete fare che cosa? Potete semplicemente scaricarlo, chiedere la licenza. Se il mio computer, Andrea, se decide di sbloccarsi, sono più che felice di farvelo vedere. Ecco qui. Mi chiederà prima o poi le ferie perché lo faccio lavorare troppo. Ok? Quindi i nostri expert advisor force line o expert, questi rubo soltanto un attimo visto che ci sono entrato sul sito. Noi abbiamo expert advisor nostri, poi possiamo sviluppare expert advisor su una strategia che voi avete che fate a mano, ma volete farci l'expert, noi possiamo farlo. Poi potete andare su indicatore force line console. Eccolo qua, e ve lo scaricate direttamente da Force Line Console. Questo tipo di expert advisor Force Line è un altro expert advisor, d'accordo? Che quando lo scaricherete, vedete l'immagine che ho nella piattaforma, no? Del rettangolo. Questo è sì un expert, ma fa parte degli indicatori, per capirci. L'expert advisor che invece vedete qui a 99 euro al mese. È proprio l'expert advisor che si gestisce automaticamente tutto. Dovete soltanto impostare i vostri livelli di rischio e fare l'ottimizzazione. Il sistema, l'expert advisor farà automaticamente questi ragionamenti che vi ho fatto io, senza che voi state davanti a voi ad organizzare la console. Però per poter ordinare il force line, basta che andate sul force line indicator, force line console sui nostri indicatori, richiedete il force line, aggiungete al carrello e fate le operazioni di acquisto. Emanuele o Francesco vi contatterà poi sulla casella di posta elettronica che andrete a inserire sulla richiesta d'acquisto dell'indicatore, e
E nel momento in cui farete poi la richiesta dell'indicatore, farete un giorno con me, gratuito ovviamente, un giorno con me per provare l'indicatore direttamente sul mercato, quindi per fare un po' di pratica sugli indicatori. Qui trovate un po' tutto quello che noi abbiamo in essere, quindi tra i vari expert advisor che abbiamo progettato, la possibilità di progettarsi da soli la strategia, quindi la possibilità di scrivere a fare. Nemmeno possiamo dire, io non ho esperienza di scrittura, non sono un programmatore, però uso questa strategia da 10 anni e vorrei automatizzarla, non lo possiamo fare. E poi potete trovare tutto, il Force Line, i vari expert advisor, i vari indicatori, la formazione. Questo è uno strumento che mi sento di dire che è un ottimo strumento, perché a metà tra un indicatore, che sono questi, d'accordo, e un expert advisor. Guardate, io voglio essere sincero con voi, ve lo faccio vedere, c'è cioè, la differenza. Questo è l'indicatore, quindi Force Line. Questo è l'indicatore. Questo non c'è perché è rettangolo completo. Questo è l'indicatore. Quindi non c'è la possibilità di mettere gli ordini, di fare delle considerazioni, lo dovete fare voi. Questo invece, lista degli indicatori, lo cancelliamo. Questo invece è il Force Line Console. Che io ho chiesto ai ragazzi della Trading University di fare un innesto, cioè di andare a mettere un indicatore, ma che mi dia il pannello che gestisco io. Perché non posso stare lì a mettere buy stop, buy stop, buy stop, buy stop, buy stop. Hai voglia di fare nuovo ordine, buy stop, nuovo ordine, sell stop, non finirei mai. Quindi ho chiesto ai ragazzi della Trading University di fargli una console che permettesse in un solo clic di posizionare gli ordini, in un solo clic di chiuderli e di impostare un solo clic di buy stop. Allora, altre domande? Per adesso non ce ne sono, per cui se vuoi puoi pure proseguire. Sì, volevo, visto che parliamo del force line, spiegare anche questi tipi di misurazioni di forze. Il force line studia fondamentalmente due misurazioni di massa. La prima è sui lunghi trend, la seconda è sui corti, che significa il mercato, vedete che non è unico. Cioè, io non vedo la stessa configurazione di andamento su tutti i time. Cambio. Perché ovviamente il mercato seziona le candele in base al tempo che io gli sto dicendo. Però tolgo semplicemente per un secondo il Force Line Console e metto il Force Line normale, semplicemente per una questione di caricamento dei dati, se no Andrea ogni volta ci mette una vita per caricarmi i dati. Allora, guardate che succede. Se io qui metto un CCI, faccio un esempio, un indicatore che sapete io utilizzo moltissimo, no? Vedete che c'è cioè, la misurazione è 121,46. Se vado in D1 è 130, se vado in M5 è 135, se vado in M1 è 18 o 76. Per quale motivo? Perché l'indicatore, approcciato alla piattaforma, restituisce un valore in base al tempo. Il force line no. Il force line, se io sto in M1, 115, 104, 72, 72, se lo sposto è lo stesso identico, vedete che non cambia mai. Perché non cambia mai? Perché questa è la vera forza del mercato, cioè lui sta misurando realmente la forza del mercato frattale, non mi sta dando una forza in H1 e in M5, quindi la prima cosa che fa toglie il dubbio di dire in che time opero, qui puoi operare in tutti i time che vuoi perché distribuisce la forza del mercato. E la stessa cosa la volatilità del mercato. E ti sta restituendo la forza, non ti dice dove il mercato andrà, lui sta dicendo il mercato dal punto evidenziato al 103, che è il punto dove partiva il rettangolo verde, che adesso non vedete perché ho messo semplicemente l'indicatore per fare per velocità di calcolo, ti dice che buy. Ti dice che buy. Questa linea che voi vedete è l'open line, è l'apertura di mezzanotte. Infatti, che cos'è? È l'apertura della candela, vedete? Queste linee nere sono le aperture, vedete? Guardate che è scritto Europe Open, Wall Street Open, London Close. Queste sono le aperture che vi ho detto che sul Force Line Console sono evidenziate in blu tratteggiato, che ti dicono le aperture delle borse. Utilizzare oggi il Force Line su una roba del genere significava sul cambio, questo è dollaro yen, significava portarsi a casa 97 pips. 97 pips che stiamo parlando, che rientra ancora delle volatilità.
Questa è una modalità di 107, 126, 106, 113, 115. È molto interessante fare queste cose qui. Quanti ordini dà? Se metto 0,01 ogni 10 pips, andavo a fare 9 ordini e incassavo 9 ordini se volevo fare un trading in giornata. Poi Force Line console è bello pure perché tu, se fai un trading, se sei un operatore intraday, puoi andare apertura del mattino e chiusura di giornata, vai e dici close. Cioè io ho fatto le operazioni stamattina, ho visto che la tendenza era rialzista perché me l'ha misurata il Force Line, ho utilizzato la console studiando i miei criteri di rischio e di posizionamento degli ordini. Questa sera sono rientrato, sono le 8 la sera, sto guadagnando perché il mercato è andato nella sua tendenza, faccio close buy order, porto a casa i miei ordini e ci vediamo domani mattina. Questa è la bellezza di questo indicatore. Permette di accumulare nelle tendenze, se vuoi accumulare tendenze, o ti permette di fare intraday. Tutto qua. C'è Yuri che dice funziona in modo simile ai pivot point. I pivot point ti danno delle indicazioni di, diciamo così, tra virgolette, supporto e resistenza, fondamentalmente. Qui ti misura la forza, sono due cose diverse. Cioè, qui mi misura la forza. La cosa bella di questo indicatore è molto particolare, perché vi faccio vedere una cosa. Prendiamo questi yen e vi faccio vedere un indicatore che è un po'. Non il cuore, perché il cuore del Force Line è il trading room, ma sono i polmoni, diciamo, del Force Line, che è l'indicatore APP. L'indicatore APP restituisce l'accelerazione e la decelerazione. Guardate qui che succede. Cioè, questo indicatore restituisce fondamentalmente i gradi di accelerazione e i gradi di decelerazione. No? Qui ti sta dicendo, ora vedete che è a 15 e 25, su una scala, se vado a vedere la storia di questo indicatore su una scala fondamentalmente di rialzi che sta a 8, adesso lo sto facendo abbastanza spartano, sta a 11, mi sta a 19, adesso sono a 15. Quindi fondamentalmente, per rispondere anche a Francesca, io posso avere 4 ancora di scala e posso avere 11 di discesa. Perché se domani mattina questa forza si scarica, che non è detto che inverte la tendenza, state attenti perché è ancora positivo, ma semplicemente non mantiene l'accelerazione, quindi non mantiene l'accelerazione che spinge sopra, ma va in decelerazione, e questo è fondamentale. Quindi i pivot point ti danno semplicemente dei punti in base a dove tu li metti, a uno studio di mercato. Questo invece ti studia proprio l'accelerazione e la direzione. Cioè, ti studia l'accelerazione e la direzione. Ora, c'è cioè dentro, ripeto, abbiamo preso anche degli indicatori e degli oscillatori fondamentali nell'analisi tecnica, come l'RSI, come il Force Index, come la DMI e come le CCI. Ma il cuore pulsante di questo tipo di struttura è il Trading Room, che è un indicatore che ha progettato Carlo, è uno strumento che mette insieme 18 indicatori, fondamentalmente, e restituisce le percentuali. Tendenza, rialziste o ribassiste. D'accordo. Poi c'è ancora l'APP che restituisce le tendenze primarie dei mercati e le accelerazioni, e poi c'è dentro tutta una serie di informazioni anche dal punto di vista delle convergenze frattali e delle forze che ti permettono di andare a fare che cosa? Andare a studiare trend primario e trend secondario. Ora, se voi guardate l'andamento del USD/JPY, è molto simile all'andamento del dollaro. Perché è molto simile all'andamento del dollaro? È normale, perché ovviamente c'è è il cross fondamentale, è il cross primario. Ora, se io vado a prendere un'altra informazione che vi ho detto prima, vedete che cambia la grafica nel settimanale, ma la misurazione rimane la stessa. Vedete? 8,96. Se scendo giù, la grafica cambia, perché è normale, cambiano le candele, ma la misurazione è sempre la stessa. 8,96. Questo è fondamentale, a differenza degli altri strumenti che ti danno
che ti mettono nell'incertezza di dire su quale time frame opero, quindi dici: a me non interessa su quale time frame operi, scegli di quello che ti piace di più da un punto di vista di controllo, perché tanto le forze che io ti restituisco sono le forze del mercato, significa da M1 a MN. Quindi io qui ti ho riassunto il mercato e ti sto dicendo che per ora la tendenza del dollaro yen è al rialzo, in leggera decelerazione dei massimi, ma in riaccelerazione da 3 giorni. Questo ti sta dicendo il mercato. Non sembra che ci siano altre domande per ora. L'ultima era appunto quella di Yuri sui pivot point. Cosa ne pensi, in tutta sincerità, Andrea, di questo tipo di strumento che stiamo piano piano sviluppando e creando? Guarda, è molto interessante il tuo approccio al trading, che poi si trasferisce anche negli strumenti che utilizzi. Ti permette ovviamente questo il force line di frammentare un po' la tua operatività e di non prenderti tutto il rischio in una sola posizione, ma distribuirlo più su varie posizioni in piramidazione. Mi sembra uno strumento molto, molto valido, con cui puoi riuscire a capire quando c'è forza nel mercato, quando è il momento di operare, quando è il momento di stare alla finestra e guardare quello che succede. Sì, ti ringrazio perché è proprio quello che abbiamo cercato di fare. C'era un cliente, un amico che ha fatto anche coaching con noi, che ha acquistato il Force Line e mi ha detto: Vincenzo, mi trovo un po' male perché lui aveva preso il trading room. Adesso è passato al Force Line e mi ha detto: mi ci trovo un po' male perché, porca miseria, è troppo rispetto a quello che avevo prima, perché si era abituato a lavorare con il trading group e gli restituiva semplicemente valori percentuali della tendenza. Questo è uno strumento un po' più articolato, un po' più articolato del semplice trading room, perché c'è dentro il trading room. Il trading room è un lavoro enorme. Carlo veramente ha fatto un lavoro egregio su quel tipo di strumentazione, su quel tipo di lavoro. È stato veramente veramente interessante come cosa. Però quello che io volevo raggiungere, che sto piano piano raggiungendo con gli strumenti che sto utilizzando, Andrea, è proprio quello che stavo dicendo prima. Cioè, io non sono un mago merlino che so dove va i mercati, però ho una certezza che il mercato ritesta gli stessi punti. L'unica cosa che so è che non so quando lo fa, che il mercato alterna fasi di rialzo a fasi di ribasso. L'euro dollaro che è partito con questo short enorme, chi aveva posizioni buy, che poi magari se le è mediate o addirittura ha fatto la martingala al ribasso puntando ai rintracciamenti rialzisti, si è bruciato il conto. Io quello che voglio fare, e quello che vuole fare Trading University con un progetto di distribuzione dei nostri prodotti, è proprio quello di evitare di fare questi errori. Perché nel trading, qui non dico: ah, i miei sono i migliori del mondo, qui non sbaglierete mai, non sono un venditore di fumo. Sono un venditore perché fondamentalmente dobbiamo anche mangiarci di quello che facciamo. Per fare una roba del genere sono circa 100 ore di lavoro, per l'amor di Dio. Però devi essere anche una persona abbastanza onesta da un punto di vista imprenditoriale, più che altro. La filosofia nostra è una filosofia che non dico i nomi, ma probabilmente la potete ben immaginare, di uno smartphone che ha deciso di unire la qualità al design, no? Ora, la MetaTrader non ci permette di proprio divertirci da un punto di vista grafico, anche se piano piano stiamo cercando di capire come abbellire gli indicatori dal punto di vista grafico, no? Però da un punto di vista operativo bisogna essere onesti, perché io sono più che certo che a 1,11 tornerà l'euro dollaro, ne sono più che certo che ci tornerà, ma se non ci torna 1,11, se non ci torna 1,11, sono più che certo che questa fase short prima o poi finirà. Quindi, se io ho dosato base, e magari ho 4-5 ordini che mi stanno in esposizione, sì, magari starò in esposizione di 400 euro, 500 euro, che su 10.000 euro non è che sto andando, non me ne sto andando a carte 48 per capire. Ci sono esposto, d'accordo? È come, ripeto, avere
avevo comprato 10 paio di scarpe con l'obiettivo di venderne 7 la prima settimana, ne ho vendute 2, ne ho 8 in magazzino, ma non scadono, non sono a scadenza che ho comprato, ne so, il latte, che devo essere bravo a venderlo altrimenti lo butto. Io posso tranquillamente tenermelo in portafoglio queste posizioni, perché questa fase prima o poi finisce. Quando parte il rialzo, io posso decidere o di aspettare che mi ritorna 1,11 e chiudere le compensazioni a zero, o di alleggerirmi il portafoglio quando ho posizioni buy, incassando gli short, quando ho posizioni buy che mi compensano queste posizioni buy qua sotto, i saldi. Quando ho detto, ok, io ho ripreso i miei soldi, ho incassato un margine, voglio disfarmi di queste scarpe perché sono fuori moda. Cazzo, a 1,11 ci tornerà fra 2 anni, faccio il saldo. Quindi ho un saldo di portafoglio positivo, posso guadagnarli più, ma me le voglio chiudere e partire da zero. Quindi ragionare da imprenditore, perché alla fine della fiera, Andrea, il trading è un commercio. Capito? Quindi bisogna ragionare come dei commercianti, non bisogna ragionare come degli scienziati, perché nessuno mai saprà dove andrà il mercato. Soprattutto i clienti retail, perché non abbiamo le informazioni di prima mano, cioè anche gli indicatori ci arriveranno sempre dopo, mai prima, non saranno mai indicatori predittivi. Si chiamano indicatori perché indicano, e per indicare significa che devono misurare quello che sta accadendo. E quindi, per logica, l'informazione sarà sempre dopo, mai prima. Quindi non sono indicatori predittivi che di qua, qui non stiamo ai film, perché qui ha raggiunto la curva, quindi vedo il mercato crolla. Queste cose accadono nei film. Tu puoi sicuramente fare che cosa? Degli studi sulla volatilità, sugli standard bar. Certo, adesso mi sono sentito, quando è stato 2 giorni fa, era 17 la forza primaria. Ho detto non vendere, aspetta, non lo attivare adesso. A parte che se l'avessi attivato non sarebbero mai entrati gli ordini short, perché forse aveva tutti gli ordini pendenti qua sotto. Proprio il bello di questo strumento è che dà ordini pendenti, non scommette contro il mercato, ma semplicemente lo segue. Fino a quando c'è quella forza, io me la speculo. Se la forza cambia, avrò ordini pendenti in terminale. Andrea, se non ci sono domande, possiamo anche salutarci. Se ci sono domande, sono felice di rispondere. Dimmi tu. Vediamo se qualcuno fa altre domande, perché l'ultima era ancora quella di Yuri. C'è Francesca che ti aveva chiesto prima il tuo parere sulla sua posizione sul dollaro yen. Come vedi l'oro? Ah, bella domanda, grazie Francesca. No, non per qualcosa, perché voi sapete che l'oro è un mercato che a me piace. Io sull'oro adesso sono sbilanciato al rialzo, contro tendenza, lo dico subito. Lo dico subito perché ho incassato gli short. Non ho attivato, Andrea, tu forse puoi essere testimone. Non ho attivato il first line con i pendenti, anzi li ho tolti. Vi spiego soltanto il perché. Allora, questo è l'oro. Voglio l'indicator, ma voglio la console. Ok. Allora, questo è l'oro. Devo cambiare magic number, altrimenti fa. Già ci mette una vita a caricarsi, va in conflitto. Allora, per me, per come la vedo io, sicuramente loro siamo ancora, guarda, metto il first line indicator, perché ci sto veramente mettendo troppo a caricare, non vorrei approfittare della vostra pazienza. Ok, allora, perché mi sono esposto al rialzo sull'oro, incassando lo short? Perché io sull'oro ho delle posizioni d'acquisto su queste zone. Come dove vedete le frecce ci sono i false line. Quindi io adesso, vedete, io questi buy ce l'ho in portafoglio in drawdown. Andrea, puoi essere testimone se conosci lo stato della mia attività di trading. Perché sono Esatto. esposto short in questo momento sull'oro? Sono esposto short avendo proprio quegli ordini buy, perché il mercato ha raggiunto le volatilità a 200 giorni, cioè ha praticamente fatto tutte le volatilità che doveva fare. Quindi in questo momento
utilizzando anche altri strumenti che ho a disposizione, per quanto dici, ma il trending room te lo dice, sono arrivato per adesso, d'accordo? E vedendo anche, adesso faccio un'analisi un po' strutturata, vedendo anche che il dollaro ha raggiunto i suoi massimi, tra virgolette, statistici dal punto di vista di accelerazioni, la mia osservazione è quella di dire mi sbilancio a rialzo, però io ho una gestione di circa 30.000 dollari di liquidità, d'accordo, e mi sono sbilanciato 0,20. Il che significa che ogni punto, d'accordo, vale 20 dollari. Quindi il mio rischio, se l'oro dovesse arrivare domani mattina, per assurdo, dovesse arrivare a 1.000, quindi perdere altri 100-200 punti, sono 4.000 dollari. D'accordo? Quindi è un rischio del 10%. Quindi è vero che sono sbilanciato al rialzo, ma è pur vero che il rischio di sbilanciamento al rialzo è un rischio che posso permettermi di farlo oscillare. Ma perché mi sono sbilanciato al rialzo sull'oro? Perché vedo una fase di esaurimento sul dollaro, d'accordo? Ho sbagliato io, dico la sincera verità. Perché quando ho attivato per la prima volta il force line ho sbagliato ad avviarlo, quindi mi sono ritrovato, proprio per quello che vi stavo facendo vedere prima, mi sono ritrovato posizioni troppo vicine. Vedete qui, sull'oro è 0,10, su dove ne avevo messo 0,01, quindi mi entrava troppo velocemente. Mi sono ritrovato troppe posizioni in accumulo che poi ho detto ok, me le devo gestire diversamente. Questi sono errori che possono accadere quando tu crei una macchina e la metti sul mercato, perché magari puoi sbagliarti a mettere 0,1, 0,01, perché dipende quanti numeri ci sono dopo la virgola. Però fondamentalmente parlando, per quello che vedo io, sicuramente la tendenza è ancora short. Sicuramente la tendenza è ancora short. Qui non c'è, ci sono santi che fanno miracoli fondamentalmente. Però io piano piano mi sto cominciando a Avendo però i self stop impostati, d'accordo, alcuni ce l'ho ancora impostati perché se mi prendo la tendenza riduco piano piano i margini di rischio, però sono esposto di 0,20 su 30.000 dollari di liquidità, quindi è un rischio che posso permettermi di gestire, d'accordo ragazzi, perché questa fase short, poi non vuole, deve finire, perché se analizziamo anche da un punto di vista tecnico il mercato, questa è la freccia di quando è partito lo short del force line. Sono 3 settimane che il mercato scarica al ribasso, quindi molto probabilmente con il dollaro in eccesso, con tutte le altre valute sugli eccessi di venduto, possiamo assistere a un rintracciamento. Ma di certo l'oro non è buy, può rintracciare perché fondamentalmente parlando rintraccia una forza abbastanza violenta, perché da 1347 si è venuto fino a sotto a 1182. Il mio obiettivo è mediare, come ho detto prima, senza utilizzare la martingala, cioè mediare solo sbilanciandomi e facendo riassorbire al mercato il proprio posizionamento senza assumermi rischi ulteriori. A me, se l'oro viene qua a 1220-1210, io ho riassorbito moltissimo, perché praticamente si è fatto fondamentalmente circa 50, 60, 70 punti che mi permettono di riassorbire molta dell'esposizione che ho al mercato. Quindi sono ragionamenti tattici, questo poi è un ragionamento tattico perché ho usato il force line dove avevo già delle posizioni sull'oro sul mercato e poi ho fatto purtroppo l'errore di mettere 0,01 al posto di 0,1, quindi mi è entrato ogni singolo punto, ogni singolo movimento non ogni singolo punto, quindi mi ha fatto un'accumulazione su dei livelli che non volevo. Però ripeto, il trucco del trading, come ho sempre detto, non è tanto quando il mercato parte a rialzo, quando parte a ribasso. Il trucco del trading è il trucco di un bravo commerciante, cioè sapere quando esporsi da un punto di vista economico. Basta. Se io avessi avuto un lotto, dico la verità, se avessi dovuto esporre il portafoglio al rischio di un lotto sull'oro, non l'avrei fatto. Sarei rimasto angoreggiato, magari avrei fatto altre operazioni. Cioè, se domino per assurdo, mi dice no, tu non puoi stare esposto a 0,20, ma puoi stare esposto minimo di un lotto, l'operazione che ho fatto di espormi al rialzo non l'avrei mai fatta, perché i rischi erano troppo grossi. Quindi dico ok, il trend è ancora short, faccio ancora lavorare lo short, quando mi si inverte esco, perché ho bisogno di più conferme. Conferme, non certezze.
ho bisogno di più conferme per assumermi determinati rischi. Allora, sembra che non ci siano altre domande in chat. L'unica cosa che voglio fare prima di salutarvi, Andrea, è sull'euro-dollaro, d'accordo? Perché Ok. l'euro-dollaro è un po' il cambio che tradiamo tutti, quindi vorrei chiudere con questo cambio. Una mia analisi che ho fatto per un amico carissimo che è un gestore di un grosso portafoglio, beato lui, che mi ha chiesto un parere sull'euro-dollaro per cambiare il portafoglio. Perché ci sono diversi tipi di gestioni, lui non lavora con la finanziaria, ma praticamente converte solo il portafoglio nelle varie monete. Quindi il suo guadagno è fondamentalmente il valore puro della valutazione, della svalutazione di quella moneta. Allora l'altro giorno mi chiama e mi dice: Vincenzo, che ne pensi? Posso convertire adesso il portafoglio in euro? Parliamo però di milioni e milioni di euro, non stiamo parlando di 100.000, 20.000 o 1.000 euro, qui parliamo di milioni. E io gli ho detto una cosa molto semplice: ho detto, guarda, Danilo, la cosa è semplice, sull'euro-dollaro tu hai un triplo minimo. Sì, cioè, penso che tutti quanti vediamo questo triplo minimo. Uno, due, tre. Hai un triplo minimo sull'euro-dollaro. La storia di questo mercato, volendo fare proprio una considerazione, proprio, sai, Andrea, una considerazione non spartana, ma molto di più, no? Considerato, ripeto, che questo è un gestore che non lavora a leva, quindi può permettersi davvero di stare anche 6 mesi o 6 anni sul mercato con quella valuta. Detto, guarda, questo è il valore potenziale di riapprezzamento assoluto dell'euro. Questo è il valore potenziale di deprezzamento dell'euro. Questo è il valore, qui non abbiamo la storia del dollaro perché ne abbiamo veramente poca. Il dollaro sei, da quando ho i dati io, sui massimi, perché il dollaro, l'indice del dollaro che mi offre Domi è questo. Ora gli ho detto, decidi tu. Poi la mia tecnica è convertire a blocchi il portafoglio. Lo puoi convertire a blocchi. E che cosa è il mio consiglio? Dove stai? Non è stata di natura tecnica, è stata di natura manageriale, di natura tattica. Cioè, se tu converti ora il portafoglio in euro, tutto il portafoglio in euro, quindi sbilanci al 100% il portafoglio in euro, se l'euro ti viene, facciamo proprio un'operazione, siamo onesti, facciamo un'operazione abbastanza di analisi tecnica primaria, quindi studiamo il primo movimento rialzista dell'euro, ti viene a fare un rintracciamento, ora io penso che questa analisi siete tutti in grado di vederla, questo è il rischio che tu hai, il rischio che tu hai che l'euro nel breve ti possa continuare lo short è 1,0380. Da adesso a 1,05 tu perdi lo 0,20. Lo 0,20 è una stronzata. Il rintracciamento potenziale che può farti studiando questo movimento, ragazzi, questo è il consiglio tattico che ho dato a un mio carissimo amico gestore di portafogli milionari. Il potenziamento che può darti invece l'euro in questo momento è a 1,24, che non lo fa domani mattina, stiamo attenti. Però tu devi decidere adesso se fare che cosa. Poi gli ho detto, fai una cosa, se tu lo vuoi convertire tutto adesso, prenditi un'opzione sul dollaro. Fai una copertura opzionaria sul cambio e ti fai un'opzione, compri un'opzione put sull'euro in maniera tale che comprando l'opzione rischi soltanto il premio è una stronzata rispetto a quello che tu potresti avere come guadagno, no? Però se nel caso ti si scapicolla il mercato che viene qua sotto, tu sei protetto dall'opzione. Quindi, se il mercato paradossalmente dovesse scapicollarsi e venire qua sotto,
tu eserciti il diritto di vendere al prezzo 0,87 le opzioni che avevi al prezzo di 1,05 e copri, diciamo, la conversione che hai fatto del portafoglio. Ma io ti ho semplicemente fatto, ragazzi, delle osservazioni di natura tattica su una semplice cosa, l'esposizione, ovvero il leverage. Poi è normale che tecnicamente ti vada a dire, guarda, l'euro da quello che vedo è sul triplo minimo, quindi probabilmente può solo risalire, ma se ti continua a scendere, deve venire su questo 61,8 che è l'1,03. Il rischio quanto è? 0,20. Adesso ve la faccio io a voi la domanda, ragazzi. Se io adesso compro un lotto di euro-dollaro su un conto da 2000 euro e mi arriva 1,03, Andrea, quante persone vanno via da domino se succede una roba del genere? Se su un conto da 2000 euro mi compro un lotto al prezzo di 1,05, 40 e le loro 1,03, l'80% vanno a chiamata a margine. Se io compro 0,01, 0,02 e mi va a 1,03, quindi mi fa 200 pips, io sto perdendo 60 euro. 40 euro. Quante persone vanno a chiamata a margine? Nessuna. Qual è la differenza? Io ho sempre comprato. Qual è la differenza? Il rischio. Questo è il trading, ragazzi. Poi sicuramente possiamo avere indicatori come il force line che ti misura le forze, possiamo avere indicatori come l'APP che ti misura le direzioni, ma anche indicatori di altri colleghi, non ne conosco. Altri colleghi che hanno gli indicatori, ma sicuramente saranno colleghi altrettanto preparati che avranno sviluppato negli anni i loro indicatori. Ma tutti gli indicatori ti possono dare delle informazioni che possono facilitarti il lavoro. Il first line ti facilita un lavoro perché ti permette di posizionare, di avere prima cosa una tendenza, di avere una media della volatilità, che per avertela dovresti fare a mano tutta una serie di calcoli, qui ce l'hai già, e ti permette di fare con un singolo click la gestione degli ordini. Ma è semplicemente un facilitatore, perché il trucco del trading, e per favore credetemi, dopo tante botte che io ho preso, è soltanto la leva finanziaria, punto. Perché se gestisci bene la leva finanziaria, ovvero il magazzino che tu hai, non hai problemi. Il mercato può fare quello che vuole, tu hai sempre l'opportunità di chiudere a più il portafoglio. Andrea, se non ci sono domande, io No, no, vorrei. no, ancora non ci sono domande, quindi se vuoi possiamo anche salutare e chiudere. Io saluto tutti, vi abbraccio forte, spero di vedervi ovviamente tra i nostri clienti, i nostri formandi, o insomma io non amo moltissimo la parola clienti, preferisco più tra i nostri formandi, tra i nostri, facendo parte della famiglia Trading University. Spero che questo webinar sia stato di vostra utilità e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Per favore, datemi sempre del Perfetto. tuo, eh? Non datemi mai del lei. Questa è una cosa che ci tengo perché adesso non so per quale motivo Andrea sono riuscito a vedere la chat e mi dice al prossimo incontro Bassi, Vincenzo. Per favore, datemi del tuo e siamo tutti fondamentalmente sulla stessa barca, quindi non esistono dottori e non esistono signori. Vincenzo è molto molto più bello e molto molto più diretto. Ottimo, ottimo, ottimo. E vi ringrazio anche voi, grazie per averci seguito. Chi non fosse riuscito a vedere una parte del webinar, manderemo la registrazione a tutti gli iscritti domani via mail. Se ci fossero domande su Domino o sull'indicatore Force Line o per contattare anche poi direttamente Vincenzo. Potete passare tranquillamente anche da Italia a chiocciola.dominoforex.com, che poi noi possiamo anche girare le richieste direttamente a lui. Grazie a tutti di nuovo, buona serata. Buona serata e buon trading. Ciao Andrea, a presto. Ciao.